Parte 2, i 4 pezzi di mappa. Benvenuti cari amici retro in Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. In questa parte ragazzi, in questa lunghissima parte che dove dovremo proprio girare su tutte le isole al fine appunto di reperire i 4 pezzi di mappa, scopriremo appunto che Largo la Grande, che era appunto uno degli scagnozzi di LeChuck, grazie al voodoo e alla barba che ha rubato a Guybrush nella parte precedente, è riuscito a far resuscitare da questo stregone voodoo il pirata zombie LeChuck. Comunque ragazzi, avete visto che l'obiettivo di questa parte, penso che l'abbiate già capito dal titolo e per chi conosce effettivamente il gioco, è quello di reperire i 4 pezzi di mappa. Sarà una parte molto lunga ragazzi, ma molto intensa, e io vi guiderò al fine di completarla nei migliori modi possibili. E avete già visto che cosa sta per accadere, voglio che tu costruisca una bambolina voodoo molto speciale. E quindi ci sarà davvero paura. Allora raccogliamo la pappa del pappagallo, questo sacchetto vuoto, perché effettivamente è il suo obiettivo. E adesso abbiamo le destinazioni, possiamo vederle benissimo ragazzi. Chiaramente c'è sempre Scab Island, che è l'isola che abbiamo lasciato noi, Booty Island e l'isola di Fett. Sta già spiegando il capitano Dredd. Eh sì, Helen. Ok, in questo caso possiamo scegliere l'isola di Fett, che è proprio quella dove dobbiamo fare le prime cose, però appena aggiungeremo ci sarà una bellissima sorpresa. Guai già in vista ragazzi, avete visto? È stata appesa una taglia su di noi e questa guardia si sta già insospettendo. Siete per caso Guybrush Threepwood? Indipendentemente dalla scelta che farete, questo ci fregherà. No, il mio nome è Smith, dovete avermi confuso con qualcun altro. Solita scusa. Smith, eh? Che nome insolito. Avete forse qualche documento? Certo, io... Ah no, guardate alle spalle, una scimmia a tre teste. E alla fin fine, bel tentativo, Guybrush. È meglio che veniate con me. Il governatore Fett vuol dirvi qualche due paroline. E va bene, verrò con voi. Ah, per poco. Non scherziamo molto con queste guardie, perché sennò questo ci farà la pelle, in men che non si dita. Comunque ragazzi, guardate adesso, siamo alla villa del governatore Fett, questo brutto ciccione. Che ragazzi, vi faccio già un riepilogo di quanto stava accadendo. Questo ciccione è talmente grasso che mangia a letto. Questo sa di LeChuck. Questo panzone sa della taglia di LeChuck che ha messo sulla nostra testa e vuole praticamente riscuoterla mettendoci in cella. Però nonostante noi possiamo anche dirgli di raddoppiare la taglia sulla testa e sul fatto che noi abbiamo sconfitto LeChuck, non gliene fregherà niente e ci sbatterà in cella. Però ragazzi, non preoccupatevi che torneremo qui, perché dovremo fregare quel libro che ha sulla panza. Comunque, questo è quanto succede. Guardate.
Ok, abbiamo visto anche che l'inventario è completamente quasi vuoto. Dobbiamo recuperare anche tutto. Prendiamo quindi la bacchetta e utilizziamola con l'osso. Avete già capito cosa dobbiamo fare con l'osso, no? Utilizzarlo poi a sua volta con il cane, in modo tale da prelevare quella chiave che lui tiene. Non preoccupatevi, Walt non ci fa male. Usiamo l'osso quindi col cane. Raccogliamo la busta di gorilla e anche l'altra busta che è no, la nostra. Nella busta del gorilla si chiama Willy Gorilla perché ha tentato di usare l'organetto in pubblico, te pensa. Abbiamo una banana, assai fondamentale, mentre l'organetto non trovo la sua utilità. E nella nostra busta c'è tutto il nostro ben di Dio. Prima di lasciare l'isola dobbiamo fare altre cose. In questo angolino qui, ragazzi, ci sono delle puntate con una ruota molto particolare e anche se noi tentiamo adesso di puntare va a finire che purtroppo perderemo perché esiste un giochettino dietro in modo tale da poter vincere sempre il premio. Avete visto infatti che questo vince sempre i soldi. Perché c'è il denaro, l'invito alla festa del governatore Marley e 3 giorni di vacanza sulla favolosa isola di Hook, anche se effettivamente il più delle volte può cambiare perché esistono i biglietti di circo del circo dei fratelli Fettuccini che abbiamo visto nel primo Monkey Island. In questo caso qua, ragazzi, seguiamo questo tizio qua e scopriremo com'è possibile vincere sempre il premio. Guardate. Avete visto ragazzi? Lui ci farà questo specie di indovinello. Voi dite sempre il primo numero che vedete sulla mano di questo energumeno. Chiaramente adesso andremo a indagare. Bisogna indovinarla 3 volte, in questo caso è 1. Avete visto? Dire sempre il primo numero. Una schifezza? Una sciocchezza? 4. Avete visto? Non sono stato trasferito qui oggi, nuovi ordini. È un po' alla Indiana Jones. Il numero vincente è il 21 nero, ragazzi, quindi possiamo decidere. Effettivamente ciò che a noi interessa è l'invito alla festa del governatore Marley. Però siccome vogliamo fare le cose per bene, prenderemo tutto e di più. Thank you.
praticamente prenderemo tutto, quindi dobbiamo andare altre due volte dal tizio del club, indovinare la risposta e poi tornare qui. Anche se effettivamente, ragazzi, per chi gli interessa soltanto andare avanti con la storia e tutto, allora dovete scegliere subito l'invito del governatore, della festa del governatore Marley. Quindi questo è quello che bisognerebbe fare giustamente. Comunque adesso vi farò vedere tutto, un po' di pazienza. Abbiamo anche l'invito adesso, però io voglio farvi vedere anche i biglietti per la vacanza di Hook. Quindi ripetiamo di nuovo il procedimento e prendiamo la vacanza. Anche se effettivamente non ha un ruolo specifico, diciamo, in questa storia qui. È soltanto un oggetto in più. Vabbè, abbiamo visto questo tizio qua che se n'è andato, adesso possiamo proseguire con la nostra avventura. In primis dobbiamo entrare qua in questa libreria, perché dobbiamo prendere la lente del faro. Vi ricordate, Wally, che abbiamo rubato il suo monocolo? Bene, grazie a questo possiamo, questa lente qui, possiamo dargli una sostituzione per il monocolo. Adesso, ragazzi, cosa molto molto importante è ottenere la tessera della libreria al fine appunto di ottenere diversi libri. Bella Madonna, sto corvaccio che c'è qua dietro. Stavo dicendo, è importante ottenere la tessera della libreria perché finge anche da documento. E inoltre, grazie a questo possiamo ottenere anche del grog che ci servirà a sua volta per una sfida. Però adesso
facciamoci dare questa tesserina perché dovremo anche ottenere dei libri. Perché due libri sono estremamente importanti. Inoltre dobbiamo prendere anche un libro fasullo al fine di sostituirlo con quello che aveva il governatore Fett, perché dobbiamo ritornare là dentro. Sì, qua potete scegliere qualsiasi cosa, qualsiasi opzione va bene. Lei ci darà la tessera della biblioteca. La tesserina sarà spedita all'indirizzo dato, ma per fortuna ci hanno dato l'abbonamento temporaneo. Solo 4 libri alla volta, ragazzi. Non scegliete, mi raccomando, il nome di Guybrush Threepwood, perché possiamo ottenere un libro in meno. Vi ricordate la strega, la strega voodoo, che ci aveva detto: ho usato il tuo nome alla biblioteca? Con il nostro nome avremo praticamente un libro in meno. Adesso qua dobbiamo scegliere proprio le ricette voodoo, perché questo libro qui servirà alla stregona per un ricettario al fine di utilizzare un potere per resuscitare i morti. La gioia della strega. Ed è importante perché dobbiamo resuscitare alcuni morti per ottenere dei pezzi di mappa, ma è una cosa che vedremo poi successivamente. Disastri. Grandi naufragi nel nostro secolo perché ci serve per ottenere un oggetto che si trova sommerso nei mari e ne prendiamo uno a caso. E adesso andiamo dalla tizia per farci dare tutti questi libri. Non preoccuparti che non verranno più restituiti questi libri. Comunque usciamo da qua. E possiamo andare direttamente, vabbè, verso il molo qui. Attualmente non possiamo fare nient'altro con questo pescatore. Perché in teoria noi dovremmo confiscargli la canna, però non abbiamo il pesce, quindi aspettiamo un attimino. Perché ci lancerà una sfida. Andiamo alla villa, che è proprio la villa del capitano Thread. Del governatore Fett. Apriamo la porta tranquillamente e entriamo dentro. Qua incontreremo la guardia, indipendentemente dalla scusa che utilizzeremo, questo ci farà, se ne andrà e ci farà passare. Comunque, apriamo la porta. Guardate. La solita scusa della scimmia a tre teste, eh? Comunque, ragazzi, adesso il governatore Fett starà dormendo e noi non possiamo fare nient'altro che utilizzare uno dei libri al fine di sostituirlo. Perché le famose citazioni dei pirati, ragazzi, ci permetteranno di capire qual è la tomba che nasconde uno dei pezzi di mappa. O meglio, il cadavere che aveva, diciamo, i pezzi di mappa.
Bon, possiamo andarcene. Bon, andiamo alla nave di Dredd per cambiare destinazione. Torniamo all'isola di Booty. O meglio, andiamo perché non ci siamo mai stati. E anche qua dovremo fare tantissime cose. Avete visto, ragazzi, che sul tavolo ha un pezzo di mappa? Dovremo praticamente barattarlo in qualche maniera, non preoccupatevi. Adesso dovremo comprare diverse cose, tanto abbiamo tanti pezzi da 8, quindi ci saranno anche degli oggetti totalmente inutili. Però, ragazzi, io vi farò vedere che si possono prendere. Poi sta a voi la scelta. La sega comunque è un oggetto molto importante. Anche questo cartello qua, ragazzi, è importante. Perché ci serve come gancio, non tanto il cartello, ma quel chiodo lì, ci serve per appendere il sacchetto del mangime del pappagallo, in modo tale che esso lo guardi, e noi a sua volta possiamo prendere lo specchio. Il clacson della nave è importante, ragazzi, perché ci servirà come piccolo trucchetto. Usiamo un sacchetto qua con il gancio e il pappagallo verrà attirato. Insomma, adesso compriamo lo specchio perché anche questo è estremamente fondamentale. Questo è uno di quegli oggetti utili, eh. I copricoperchioni, ragazzi, non sono importanti, però io lo prendo ugualmente per farvi vedere che si può. Tanti soldi, tutti quelli che abbiamo sono sufficienti. Centonovantanove pezzi da 8, il piatto con su Elvis, anche questo è uno di quelli che non effettivamente ci interessa. Però, ragazzi, se volete prenderlo, prendetelo. C'è anche la ghirlanda. Anche quello non è un oggetto fondamentale, però, ragazzi, se volete prenderlo, prendetelo. Ma non è ancora finita, possiamo raccogliere adesso anche il cappello da pirata, che anche lui non è importante, però se volete prenderlo, avete visto che c'è la possibilità di reperirlo. Sempre bello avere l'inventario potente. E se noi gli chiederemo il pezzo di mappa, questo non ce la venderà, o meglio ce la venderà a un casino di pezzi da 8, quindi che dovremo barattarlo per qualsiasi cosa. Molto bene, adesso andiamo al costume shop. In modo tale da dargli l'invito, e così ci verrà dato appunto il costume per l'invito, e sappiate appunto che essendo una festa a invito serve un relativo costume. Ogni invito ha il suo costume, adesso vedrete che cosa ci lascia il tizio. È un costume riservato. Da questa parte, prego. Un costume da ballerina. Sì, sarei sulla bocca di tutti alla festa, nel vero senso della parola.
Avete visto infatti nell'angolino il coniglio Max di Sam & Max? Possiamo parlare anche con il capitano. Questa tizia qui, ragazzi, ci noleggerà una nave che ci permetterà di andare a mare aperto al fine di reperire la polena che è sommersa sott'acqua. Però questa qui vuole una parcella di 6.000 pezzi da 8 e dobbiamo ottenere esattamente questi 6.000 pezzi da 8. Per far ciò dobbiamo vincere una gara di sputo che si trova qua dietro. E dobbiamo esattamente truccarla perché lo sputo, ragazzi, lo si può fare soltanto con del grog, con una miscela molto particolare che dovremo ottenere sull'isola di Skab Island. E andare praticamente dal cuoco, farci licenziare perché questo qui ci licenzierà subito appena torneremo. Vi ricordate che eravamo stati assunti come cuochi? Questo qui ci ha visto fuori e anche se useremo una scusa così, questo qui ci licenzierà. Poco importa, i soldi ce li siamo già ottenuti. E in tal caso noi adesso dobbiamo ottenere un po' di drink al fine di ottenere un liquido verde, quindi mischeremo il liquido verde, scusate, il liquido blu con il liquido giallo per ottenere quello verde. E con la cannuccia sbirula che ci lascerà lui, possiamo sputare come Dio comanda. Io vi farò vedere anche come ottenere tutti i drink e tutto il resto. Ah, qua una cosa molto importante, ragazzi, dobbiamo esattamente rubare il martello e i chiodi al falegname, quindi per far ciò dobbiamo attirare la sua attenzione. Seguiamo la gamba di legno al pirata e aspettiamo appunto che il falegname intervenga. Adesso noi scappiamo per non attirare l'attenzione e questi si accorgeranno della gamba segata. Molto bene, andiamo nel laboratorio del falegname, rubiamo il martello e i chiodi che ci serviranno sempre sull'isola di Buti. Poi dopo teniamo adesso il drink degli sputi. Ok, martello. E i chiodi. Tac. Prima di fare una cosa così, ragazzi, appendiamo il manifesto del capitano in modo tale da mettere in gabbia lei. Guardate, è un bello scherzetto, eh. Bel tentativo Guybrush, cioè, proprio questa guardia è stupidissima. Ma perché facciamo questo, ragazzi? Perché quando questa tizia è in prigione possiamo rubargli la busta. E al suo interno ci sarà del simil grog che ci servirà poi più avanti. E poi dobbiamo anche liberarla perché questo capitano qua ci serve praticamente al fine di poter immergerci sott'acqua. Utilizziamo quindi la chiave, dov'è? La chiave della prigione con la serratura. Sì, Gabriel pensa che questo ce la fa sotto, però. Torniamo indietro. Ritorniamo di nuovo a Skab Island perché adesso dobbiamo ottenere i drink. Dobbiamo ottenere la scimmia perché quella ci servirà poi a mo' di chiave inglese. Quindi mettiamo la banana sul metronomo in modo tale da bloccarla definitivamente. Beh, adesso verremo licenziati, normalissimo. E poi dopo facciamoci dare tutti i drink esistenti dal barista.
Divertentissimo. Ecco cosa serviva anche la tessera della biblioteca. Molto umoristico, eh? Sì, non fate caso alle battute che farà il barista. Costerà quindi un pezzo da 8. Ce ne sono 3 praticamente. Ok, in teoria quello che noi serve è il bimbo di barba gialla e la balena blu in modo tale da miscelarli e ottenere il drink, però io ve li prenderò tutti e 3 indipendentemente da tutto. Ok, abbiamo fatto la miscela, adesso prendiamo ancora gli altri, giusto per far vedere la possibilità di tenerli tutti. C'è anche un modo per mischiare e ottenere un drink marrone, ragazzi. Però quello purtroppo non fa sputare denso ed è una schifezza. Però c'è la possibilità anche di fare quello. Avete visto, infatti, un drink viola più che altro. Esiste anche quello per ottenere un drink marrone, infatti. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, io sto un po' tergiversando, nel senso che sto cercando proprio di farvi vedere tutto più il possibile, ragazzi. Forse c'è anche la possibilità di ottenere anche un drink arancio, se la memoria non mi inganna. Anche se effettivamente non hanno una grossa finalità, però. Comunque andiamo via, stiamo già perdendo fin troppo tempo. Adesso possiamo anche andarcene da qui. Possiamo anche andare via da qui, perché adesso non abbiamo altro da fare, torniamo di nuovo sull'isola di Buti. Ah, sì, da Sten. Qua ci sarà veramente da ridere, ragazzi. Perché dovremo rinchiudere il povero Sten. Vi ricordate Sten, quello che ci aveva venduto la nave nel primo Monkey Island? Esatto. Adesso dovremo fargli un piccolo scherzetto. Ovvero, avete visto quella chiave là con la cripta? La chiave della cripta? Benissimo, dobbiamo reperirla. Per far ciò, dobbiamo rinchiudere il povero Stan nella bara, utilizzare i chiodi e il martello che abbiamo reperito sull'isola di Skeb. E dobbiamo assolutamente fargli vedere chiedergli di provare una bara comfort, che è quella lì economica, e chiuderlo dentro il poveretto. Cosa molto importante è farci dare anche un fazzoletto che sarà estremamente importante per la fine. Una buona bara usata. Guardate.
questo ci ha preso anche le misure. Modello Cadillac. Ora ragazzi, velocemente dobbiamo chiuderlo. Ah, è saltato fuori, dobbiamo fare molto più velocemente. Ecco qui, chiudiamolo. Ok ragazzi, adesso ci darà un fazzoletto in omaggio. Vi ricordate invece che ci dava la tessera magnetica e la bussola? In questo caso adesso ci darà un fazzolettino. Però in tal caso ragazzi, guardate. Usiamo i chiodi. Tac. Molto bene, adesso raccogliamo la chiave della cripta e con questo abbiamo già fatto una cosa molto interessante. Niente da fare, Stan, oramai sei lì dentro, fino al Monkey Island 3 non ti vedremo più. Ok ragazzi, adesso c'è la famosa gara di sputi che vi dicevo. Allora, siccome lo sputo, oltre a essere difficoltoso, però abbiamo già il drink, dobbiamo praticamente truccare il tutto con, avete visto quelle bandierine lì? Spostiamo un attimo le bandierine di un posto in meno l'una con l'altra. Adesso guardate, suonando quindi il clacson, il vecchietto sparerà un colpo di cannone e noi abbiamo il tempo di spostare quindi le bandierine di un posto. E adesso cerchiamo di partecipare a questa cosa qui. Allora, prima di tutto bisogna bere il drink verde con la cannuccia. Però sappiate che purtroppo una cosa un po' casuale, quindi dovete avere un po' di fortuna nello sputare. Guardate comunque. Meno male, basta selezionare, vabbè, prima il nome, ok. E poi mischiare un po' di saliva e tutto, e poi sputare. Comunque adesso vi farò vedere quello che si potrà fare, ecco. Guardate comunque. Non sempre funziona, ragazzi. Comunque abbiate un po' di pazienza che riusciremo a fare il tutto. Avete visto, non è una cosa semplice, però bisogna ritentare, ragazzi. Nah, per poco. Ancora per poco. Oh, avete visto che è una cosa del tutto casuale? Comunque praticamente ci daranno questo libretto qua con marchio di catarro sopra. E dobbiamo venderlo praticamente al mercante nel negozio in modo tale da farci dare circa, sì, 6.000 pezzi da 8. Con questi 6.000 pezzi da 8 noi dobbiamo noleggiare una nave dal capitano Kate. E con il capitano Kate adesso dovremo andare nei mari a cercare la polena. Però dovremo quindi esaminare il libro per cercare le coordinate della Mad Monkey che è sommersa. Una volta trovate le coordinate gliele diciamo al capitano e ci dirigeremo proprio nella parte dove è affondata quindi la nave. Noi insistiamo quindi
sulla targa, guardate. E affare fatto. Adesso andiamo dal capitano Kate, che si trova qua fuori, e noleggiamo quindi la nave. Guardiamo prima le coordinate, come vi avevo detto. 38 nord e 85, bene, ovest. Ok. Ora che ci dà. Ora guarderemo sulla mappa del capitano. No, 82, 85. Eccolo qua. Ok, sappiamo l'abilità di Guybrush, che può trattenere il fiato per circa 10 minuti. Boh. Andando giù, ragazzi, troveremo il galeone affondato con il relitto che dobbiamo reperire. Guardate. Sì, è normale, ragazzi, non succede nulla, è normalissimo. Eccola qua, ragazzi, adesso una volta presa tiriamo l'ancora per farci tirare su. Bon, scambiamo quindi la testa di scimmia per la mappa. E quindi avremo il primo pezzo di mappa, guardate. La polina della Mad Monkey. 6 milioni di pezzi da 8, va bene, non importa. Però possiamo barattarla per il pezzo di mappa. Di Big Whop. Ed ecco, e così avremo il primo pezzo. Ed è la cosa che noi effettivamente interessa. E abbiamo il primo pezzo. Adesso dovremo andare in fila e cercare tutti gli altri. Possiamo andare al grande albero, ragazzi, o alla villa, che effettivamente qua c'è la festa del governatore Marley, perché abbiamo fatto tutto sto casino per l'invito e per il costume, adesso vediamo di utilizzarlo. No, non spaventatevi, ragazzi, guardate. Ci era rimasto malissimo, Ci chiederà quindi l'invito e il costume. Thank you.
Beh, se insisti. Ma dovrai cercare di trattenerti perché questo si stava per spogliare. No, non qui. E qua, ragazzi, c'è la mappa che possiede Len e dobbiamo praticamente farcela dare. Però qua c'è anche un altro evento molto particolare. Praticamente qua dovremo ottenere un pesce che è presente nella cucina al piano di sotto. Perché poi ci servirà per una sfida del pescatore e ottenere la sua canna. Vabbè, questo lo vedremo poi, non preoccupatevi. In primis cerchiamo di reperire il pesciolino che si trova qua dentro. Premiamo la spazzatura, la pattumiera, in modo tale da scatenare l'ira del cuoco che salterà fuori con una. Ecco, avete visto, insanguinato. Arrabbiato nero. È meglio fare il giro inverso perché andando in questa direzione ci beccherà subito. Noi facciamo il giro opposto in modo tale da andare subito in cucina e rubare il pesce. Se vogliamo truccare, diciamo, la sfida. Eccolo qua, raccogliamo il pesce, track, e adesso possiamo andarcene, andare a reperire il pezzo di mappa dal governatore. Entriamo dentro, abbiamo l'invito. Quel cane lì, ragazzi, è a guardia dei pezzi di mappa. Per questo adesso non farà nulla. Ma quando lo avremo ci sarà da divertirsi. Eccolo lì, ragazzi. Raccogliamo il pezzo di mappa. Tac. Ma non è così semplice, ragazzi. Il cane adesso inizierà ad agitarsi perché abbiamo il pezzo di mappa. E si chiamerà tra l'altro anche Guybrush quel cane lì, eh? Come sapevi il mio nome? Ah, il cane l'ha chiamato Guybrush. L'ha chiamato il suo cane Guybrush, già non capisco perché. Non è poi granché, ti dico. Può fiutare gli oggetti del governatore, quindi forse dovresti svuotare le tasche. Prova a prendermi, vecchio, guardate. Tac, sempre con il rastrello, sbata bam. Denti crollati, e adesso verremo portati al cospetto del governatore. Ragazzi, qua praticamente dobbiamo tentare di fare i complimenti al governatore fino a farlo intenerire. E così ci lascerà andare, però la mappa farà una brutta fine. E dovremo tribulare parecchio per riprendere, diciamo, questa mappa qui. Comunque adesso vi farò vedere, guardate tutto.
Ecco, quando praticamente lei capirà che l'abbiamo presa per il sedere e soltanto per avere il pezzo di mappa, adesso noi dobbiamo praticamente reperire la mappa. Però è anche cosa importante, ragazzi, è tornare anche di sopra per reperire non soltanto un remo che si trovava appeso lì nella cameretta del governatore. Però noi tenteremo di prendere il pezzo di mappa e questo volerà via. E per reperire adesso questa cosa qui ci vorrà un bel po' di tempo perché il pezzo di mappa è un pochettino più complesso da reperire. Poi gli altri sono una scemata. Avete visto che si trova esattamente sulla scogliera e dovremo in qualche maniera andare a reperirlo. E serve appunto qui la canna. Allora, premesse, entriamo qua. Dobbiamo raccogliere il cane perché il cane praticamente le riusciva a fiutare la mappa. Quindi per questo dobbiamo. Vabbè, prima ci liberiamo del costume che non serve più a nulla. Poi, adesso prendiamo il cane. Bene, entriamo dentro la porta. Prendiamo il remo. Ok, adesso possiamo lasciare questo luogo qua perché adesso non abbiamo altro da fare. Andiamo al grande albero, anche qua ragazzi dovete tenervi a mente questa cosa che vedrete. Allora, in primis utilizziamo il remo, perché l'obiettivo era quello di salirci sopra, però guardate. Ok. Questo si spaccherà e Guybrush prenderà una legnata in testa e Guybrush sognerà i suoi genitori. Questo fa presagire molte cose, ragazzi. Ok, papà, mamma, guardate. Cosa state facendo voi due qui? Siamo venuti a cercarti. Dove sei stato? Siete venuti a cercarmi? Credevo mi aveste abbandonato. Perché dovremmo fare una cosa del genere? Siamo genitori così premurosi. Sì, lo siamo. Insomma, cosa volete? Figliolo, abbiamo qualche informazione per te. Ragazzi, state attenti a questa cosa. È importante per uno degli ultimi capitoli. Guarda, guardate.
Oh, guardate. C'è rimasto molto male, eh? Questo era solo un incubo, ragazzi, però ha un suo significato che avremo modo di affrontarlo più avanti. Adesso prendiamo il remo rotto, che, essendo appunto rotto, dobbiamo farlo riparare dal falegname che è presente in Skabyland. All'isola di Fette, torniamo comunque. Guardate nella fortezza di LeChuck. Ogni volta che otterremo un pezzo di mappa, ci sarà una scena dove praticamente Largo informerà LeChuck di questa nostra piccola vittoria. Guardate. Ok, adesso dobbiamo andare allora dal pescatore, basta mostrargli il pesce per farci dare la canna. Ok, prima dobbiamo parlargli per la sfida. Comunque gli chiederemo di ottenere la canna, ma lui ci dirà che ci darà la canna soltanto se gli mostreremo un pesce più grande di quello che lui potrebbe pescare. Guardate. Sì, dovremmo mangiarlo crudo, certamente, ma tanto la sfida la vinciamo noi, non preoccupatevi. Dopodiché mostriamogli il pesce per ottenere la canna, e la canna servirà poi per prendere quel pezzo di mappa che vi dicevo su Booty Island. Poi, ripeto, c'è anche la possibilità di andare a Skab Island per resuscitare anche Rapscallion, che era uno dei pirati che aveva un pezzo di mappa nel cimitero, grazie alla chiave della cripta. Dare le ricette voodoo alla strega per creare la pozione che risuscita momentaneamente i morti. E poi, comunque, guardate, tutto è semplice da comprendere.
Ok, avete visto? Come vi dicevo, andare dal falegname, questo ce lo rinforzerà. Ora andiamo al cimitero, utilizziamo la chiave della cripta per entrare là dentro. Per comprendere quale bara sia, dobbiamo utilizzare le famose citazioni dei pirati. Tlac. Ora cerchiamo il libro, che mi sembra che era il libro verde, ah, quello rosso. Quello che abbiamo preso dal governatore Fett. Ok, la felicità è un caldo tricheco. Rapscallion è quello che a noi interessa. Esaminiamo quindi la bara. Cerchiamo la sua citazione, eh? Ok ragazzi, l'abbiamo trovata. Troveremo soltanto le ceneri di ciò che era. Raccogliamo quindi le ceneri, perché dobbiamo quindi farle resuscitare. Dobbiamo adesso andare dalla stregona voodoo, nella palude, per creare una pozione apposta che resusciti quel tipo di ceneri, perché questa pozione ha un potere limitato e funziona soltanto sulle ceneri del diretto interessato. Utilizziamo la bara e andiamo al solito punto. E poi parliamo con la stregona. Per farci dare appunto, lei ci chiederà le ricette della strega e noi dovremo dargli il libro, darle il libro. E ci creerà appunto questa pozione. Poi dovremo ritornare indietro e utilizzarle su Rapscallion. E prima di darci la mappa ci chiederà una missione particolare. E non, nulla di complicato, comunque guardate. Ok, perfetto. Ora ritorniamo da Rapscallion e resuscitiamolo. Ok, utilizziamo le ceneri e lui resusciterà. Guardate. Praticamente dobbiamo fargli capire che lui effettivamente è morto. Sei più morto che sporco. Ma non è pronto a morire effettivamente. C'è ancora una cosa in sospeso da fare. Ho il brutto presentimento di aver lasciato il gas acceso nel mio ristorante. E questo, ragazzi, che noi dovremo fare. Noi adesso penseremo al gas che lo disturba, perché lui non potrà riposare in pace. E in cambio, dopo che abbiamo placato, diciamo, la sua anima, allora possiamo ottenere il pezzo di mappa. Vi ricordate che Rapscallion aveva un locale sull'isola di Skeb, proprio sulla costa? Praticamente lui è stato ucciso dalle Chuck, utilizzando praticamente il gas, facendolo quindi saltare in aria. Lasciando acceso il gas è automaticamente saltato in aria. E allora adesso noi andiamo in questo suo locale, utilizzando la chiavetta.
e spegniamo il gas. Ok, adesso lui è felice, la sua anima potrà riposare in pace e ci darà il pezzo di mappa che a noi interessa, quindi avremo due pezzi di mappa. E poi pensiamo a recuperare gli altri. Utilizziamo ancora le cenere per vita. Ok, ci ha lasciato la mappa e lui potrà riposare in pace. Molto bene. E abbiamo quindi anche il secondo pezzo di mappa. Occupiamoci del terzo, senza non aver visto prima la classica scena. Molto bene, adesso che siamo su Booty Island andiamo verso il sentiero e andiamo alla scogliera. Molto bene, adesso utilizziamo la canna che abbiamo vinto per acchiappare il pezzo di mappa. Credete che va così bene? Infatti. E questo gabbiano qua andrà al grande albero, non per nulla abbiamo anche fatto rinforzare il remo in modo tale da utilizzare l'asse e il remo contemporaneamente e salire sulla scogliera e cercare questo benedetto pezzo di mappa. Però prima dobbiamo fare ancora una piccola cosetta. No, in teoria l'abbiamo già fatto. No problems. Andiamo al grande albero. Abbiamo già tutto a disposizione alla fin fine. Utilizziamo il remo rinforzato. Saliamo verso l'asse, raccogliamo l'asse. Utilizziamola. Raccogliamo quindi il remo e ripetiamo la stessa operazione. Poi lo farà Guybrush in automatico fino a che non arriveremo su. Boh. Raccogliamo in primis il cannocchiale. Però adesso vi farò vedere una cosa carina. Vediamo se mi ricordo di farlo. Aspettate, eh. Se noi facciamo apri, dirà questo non è Monkey Island 1. Perché vi ricordate che bisognava aprire, prendere la lente? Insomma, tutto un giochetto così. Entriamo dentro, ragazzi, e qua ci troveremo un sacco di carta. Basta utilizzare il cane con il mucchio di carta e questo riuscirà a ritrovare il pezzo di mappa. E ci ha trovato il pezzo di mappa. Ok. Manca un... Adesso abbiamo tutti i pezzi di mappa e ce ne mancherà uno. Dovremmo tornare sull'isola di Fett.
per prendere il pezzo finale, grazie al simil grog, quello lì lo otterremo grazie al simil grog che abbiamo quindi ottenuto. Adesso non dovremo più tornare dal governatore Fett, quindi non preoccupatevi niente di tutto ciò. Dobbiamo andare praticamente sulla zona mappa, andare verso la cascata, perché dovremo raggiungere l'altra parte di isola, quell'altra isoletta che vedete. Là è presente una villetta, in quella villetta là si trova l'ultimo pezzo di mappa. Praticamente... tutti questi pirati facevano parte dell'ex ciurma del capitano Marley, ovvero il nonno di Hélène. E questi hanno praticamente nascosto il pezzo di mappa per, diciamo, a sua volta nascondere Big Whop. E quel bestione ciccione che vedremo non è altro che uno dei nipoti dell'ex marinaio del... Capitano Marley. Comunque abbiamo bloccato la cascata trovando questo piccolo passaggio segreto e andiamo dall'altro lato dell'isola, di questo condotto qui. Cosa molto strana, troveremo infatti la luce, troveremo infatti questo condotto professionale, sembra quasi una conduttura dei tempi nostri, in un periodo ambientato nell'epoca piratesca, 1600-1700. Cioè, non è una cosa un po' strana, ragazzi? Non vi fa pensare a qualcosa? Comunque... la verità su Monkey Island, che non è stata ancora confermata da Ron Gilbert, non lo sapremo effettivamente mai, perché sappiamo che questi capitoli di Monkey Island, i primi due, sono stati proprio creati da Ron Gilbert, mentre il terzo, il quarto e il quinto da altro, anche se effettivamente la casa era la Lucas. Nel Monkey Island 3 è stato spiegato ancora qualcosa, anche nel Monkey Island 4, anche se effettivamente altre verità non le sapremo mai e poi mai. Comunque, ragazzi, sta cercando una mappa, il pezzo di mappa. Ok, gli lanceremo una sfida. Ok ragazzi, velocemente appena ci darà il grog, noi lo buttiamo nel barile, dove c'è quella piantina lì, se vedete. Ma velocemente poi utilizziamo nella tazza il simil grog, per truccare, diciamo, la vincita. Ok. Ok. E abbiamo truccato la vincita. Però chiaramente farà prima bere noi. E il simil grog, chiaramente, non essendo quindi forte, non ci farà nulla. Per quanto riguarda adesso lui, vedremo che cosa succederà. Lui lo berrà e crollerà. Definitivamente. Thank you.
Molto bene, adesso utilizziamo quindi il cannocchiale, come vi ho fatto vedere prima, in modo tale da far entrare la luce. Con lo specchio, avete visto? Lo specchio serviva per riflettere. E qui c'è praticamente un piccolo passaggio segreto, basta premere il punto, più che altro premere il mattone, e Guybrush crollerà. E abbiamo l'ultimo pezzo di mappa. Sì, possiamo per forza anche... Sì, l'unico passaggio è questo. E adesso ragazzi dobbiamo tornare su Scab Island per gli ultimi preparativi. Dobbiamo praticamente portare la mappa dal cartografo, da Wally, per farla riunire. Però succederà che LeChuck vorrà anticiparci e ruberà quindi la mappa per Big Whop. E mentre vabbè Wally la sistema, ci chiederà di andare praticamente su dalla stregona per ritirare un sacchetto che noi dovremo prendere, esaminare, perché dentro troveremo anche dei fiammiferi che saranno estremamente fondamentali. Comunque adesso guardate tutto. In primis però dobbiamo dare la lente che abbiamo preso nel faro, perché giustamente lui non riesce a vedere niente, poverino, gli abbiamo rubato il monocolo. Diamo la lente del faro a lui in modo tale da che possa vedere. E adesso diamo i pezzi di mappa, così lui inizierà a studiarli e riunirli. Molto bene, andiamo dalla veggente per ritirare quindi la pozione dell'amore per Wally. Noi chiaramente siamo dei nasottoni e cercheremo dentro cosa fare. Ok. Parliamo con la veggente. Praticamente la veggente ci dirà che qualcuno è andato da Wally. E LeChuck avrà rapito Wally. E noi dovremo andare praticamente al castello di LeChuck. Ragazzi, c'è la possibilità di fare una cosa veloce. Se, giusto per vedere la scritta di LeChuck sul tavolo di Wally, possiamo andare a vederlo, altrimenti qua c'è una cassa che praticamente ci farà spedire al castello di LeChuck. Fate pure come volete. Avete visto qua la cassa? Però in questo caso io vi faccio vedere, andiamo praticamente la Woodtick, torniamo di nuovo nella cartografia di Wally
Cosa anche importante, ragazzi, aprire la borsa, perché qua così abbiamo dentro sia i fiammiferi che la bomba dell'amore. Istruzioni. Accendi la miccia, tirala sul bersaglio e preparati. È un messaggio. Le ciacca, beh, ti dice già tutto. Adesso comunque dobbiamo andare sempre nella zona della palude. C'era una cassa, come avete visto, e ci entriamo dentro per farci spedire direttamente nella fortezza di Le Ciacche. Io adesso, ragazzi, vi saluto perché questa parte è stata molto molto lunga. Spero che vi possa essere stata utile e ci sentiamo alla parte numero 3, il castello di Le Ciacche. Io vi saluto e ci sentiamo. Ciao ciao.